realizzare una serie di trasmissioni con Giovanni Matera, noto imprenditore, titolare di Matera Arredamenti, ma in questa sede come esperto di marketing, esperto di comunicazione, viste le sue numerose pubblicazioni, visti i corsi formativi e con la formazione da lui tenuta. Abbiamo avuto già modo in passato, alcuni mesi fa, di commentare alcuni capitoli di quello che io definisco il suo capolavoro, che è appunto la cassetta degli attrezzi. E quindi io do il mio benvenuto a Giovanni Matera. Grazie. Intanto, a voi. Matera, sono tantissimi gli spunti che derivano dalle sue pubblicazioni, dai capitoletti che leggiamo, sono degli input. E partiamo oggi dalla necessità, dalla importanza dei corsi formativi. Si legge: ogni giorno prendiamo centinaia di micro decisioni, semplici e complesse, che toccano noi e chi ci sta intorno. Ma siamo sicuri di aver preso quella giusta? Siamo sicuri di saper leggere le situazioni e il cambiamento in atto? È per questo motivo, ecco l'inciso, che continuiamo a fare corsi formativi. Allora, Matera, l'importanza di questi corsi. Spesso vengono, almeno in un passato remoto e anche recente, venivano considerati quasi come una perdita di tempo, un qualcosa che in effetti non conferisce granché. Perché non è così? Ma in effetti il mondo è cambiato tantissimo negli ultimi tempi. Come hai appena letto, ma siamo sicuri noi oggi di prendere le micro decisioni, centinaia di decisioni che noi prendiamo dalla mattina alla sera, perché il mondo veramente è cambiato. Quindi quella famosa cassetta, appunto la cassetta degli attrezzi, all'interno ha degli attrezzi che vanno rinnovati, vanno innovati. Insomma, non è più possibile usare le stesse attrezzature che usavamo un tempo. Quando io sono nato apprendista, sono cresciuto, i maestri hanno insegnato noi il mestiere, siamo andati avanti, però a un certo punto il mondo è cambiato e abbiamo dovuto un po' incominciare a capire che la formazione può essere utile. Il marketing si è evoluto. In cosa in questi anni c'è stata veramente una rivoluzione copernicana? Soprattutto proveniente dall'estero, sì. Che noi in Italia noi arriviamo sempre un po' più tardi rispetto agli altri, abbiamo recepito. Intanto ci sono tre macro aree di marketing, cioè il marketing, come ho detto già nella cassetta, il marketing 1.0, che era l'epoca del prodotto. Prima si fabbricava un prodotto, poi c'era la finanza che finanziava, e poi c'era il marketing che lo comunicava al mondo, che io ho questo prodotto. Subito dopo c'è stata un'altra era, che è quella di la finanza, che decide cosa costruire, poi c'è il marketing, poi c'è il prodotto e poi c'è il marketing. Di nuovo do ancora dietro il marketing. Anzi, ultimamente ti devo dire che è successa una cosa molto strana, anche un pochettino inquietante. Non si è pensato manco più a produrre un prodotto, ma addirittura si sono comprati i marchi così come stanno. Praticamente i brand vengono comprati dai gruppi, dalle grandi compagnie, come è successo con la Gucci, come è successo in Italia, oramai è sotto gli occhi di tutti, vengono a fare shopping di brand noti, che poi loro nelle loro mani hanno di nuovo successo. Adesso stiamo nell'era invece del marketing, che viene prima. Oggi viene prima il marketing, poi viene la finanza, poi decidiamo cosa produrre. Ecco, i limiti formativi derivanti dalla scuola, dall'università, perché magari si esce con tante nozioni teoriche, però poi a livello di marketing ci manca appunto la formazione. Beh, la scuola in questo momento veramente non ci sta aiutando, il sistema formativo purtroppo non ci aiuta. Immaginate che i ragazzi scelgono cosa fare da grande e dopo 5, 6 anni, 7 anni, in alcuni casi,
che vanno a laurearsi, quei mestieri non ci sono più, perché il mondo è così veloce, veloce che loro si trovano con un pugno di mosche. Poi si aggiunge il fatto, detto anche dai loro stessi, agli insegnanti, la scuola insegna il sapere, ma non il saper fare. Qui non insegna il saper fare ai ragazzi. Immaginate che voi, i manager che escono anche dalla Bocconi, dove magari i genitori si sono pure distanquati nel pagare quelle scuole, ma vengono addestrati solo per gestire aziende esistenti, perché il sistema formativo, insieme al sistema finanziario, si guarda bene da creare nuovi concorrenti. Praticamente non creano persone che sappiano creare nuove aziende. Manco a farlo apposta, è sotto gli occhi di tutti che tutte le nuove aziende non sono state create da manager, ma da giovani nei garage, da persone nei garage, che magari hanno la quinta elementare, la terza media, con un diploma, ma non dai manager.